Come va? Come va? Tutto bene? Anche il check audio è andato a buon fine. Allora, c'è tutto, sembra di esserci tutto. Questa volta abbiamo cambiato. Sono passato da Streamlabs a Twitch Studio. L'ultima volta mi si bloccava. Proviamo, cerchiamo di capire se è un problema di computer o è un problema di linea o è un problema di programma. Comunque, oggi andiamo a morire in modo brutto, perché andremo a morire in modo brutto su Neon Abyss. L'ho sempre solo visto. Mai giocato, quindi lo avvieremo per la prima volta insieme. E
vedremo come si muore. Perché la cosa bella è giustamente morire male. Morire proprio. Sto già perdendo pacchetti. Sto già perdendo pacchetti. Mi si vede? Ci siamo? Mi sentite? Non si sente l'audio però. È normale. All'inizio non c'è nulla da ascoltare. Ma quante sono carine. Mamma mia, questo computatore. Ma si vede? Dani, buongiorno. Buongiorno a te. Perdo pacchetti come se non ci fosse un domani. L'audio com'è? Perdo pacchetti come se no. Buongiorno a te Dani, come stai? Come va? Come sta andando questa vacanza? Eh? Come procede? Io nel mentre cerco di capire se posso portare questo gioco. Con quale voce sexy? Dani, ti sembra normale di dire una cosa del genere? Già siamo anime gemelle incomprese, diciamo, perché incomprese. Poi ti metti a dire pure queste cose. Orsù, orsù. Se scatta. Vediamo se continua a scattare. Ho dato priorità allo streaming. Questo Xbox lo posso pure chiudere. Si vede? Un po' scatticchioso sono. Sta andando benino. Tra un po' faccio qualche tuffo in piscina. Fanne uno per me, però di culo. Sai quelle cose che tu salti e ti butti a peso morto così, così lo devi fare. Ti prego, per me. Cioè, poi mi dirai se l'hai fatto o meno, se te l'hanno fatto fare o meno. Perché spesso potrebbero impedirti di fare queste cose. Poi mi dirai se l'hai fatto o meno, se te l'hanno fatto fare. Che audio aggressivo. Ok. A bomba o proprio di culo? Sì, effettivamente si dice a bomba. Di culo sarebbe più spettacolare che uno dice, ma guarda, no, quello si sta preparando a tuffarsi, altro. Invece tutti i tuffi di culo dicono, ah, va bene, ok. È una scelta stilistica di tuffo. Io un voto 10 lo darei comunque a queste tipologie di tuffi, quindi va benissimo. Credo che ci saremo solo noi, quindi lo faccio volentieri. Ottimo. Ottimo. Una piscina vuota è quello che ci vuole. Grazie, grazie. Allora, andiamo a vedere com'è questo giochino. Sempre se non mi si blocca tutto. Facciamo un'altra cosa. Ok. Vediamo se guadagno. Mio pro del mio nemico. Io sono Ander. Blocca però. Sono venuta alla svuoto con il bene. Ottimo proprio. Vediamo di. Il problema è sempre lo stesso, che non ho capito perché fa così. Ok,
questo fatto che mi si blocca non mi piace. Vediamo se così va bene, se va meglio. Torniamo a noi. Sono Ade. Ah, Ade. Regalato anche Waven, sembrava carino. Comunque un po' scarso durante il gioco. Lo so, purtroppo lo so. C'ho un computer abbastanza vecchio e questo mi causa molti problemi. Stai dicendo una cosa veramente, ma veramente. No, ma comunque il mio problema è la CPU che mi va a palla. Mi va completamente a palla sul Twitch Studio e non mi fa fare più niente. Anche perché il gioco non mi occupa niente. Il gioco veramente non sta facendo nulla. Gli diamo un po' più di priorità, così vediamo un poco. Vediamo se è meglio. Ah, è proprio la CPU. Sì, è quello il problema, infatti. Ma il bello è che sta al 26% e mi va a scatti, quindi non riesco a capire, cioè. Facciamo cose, balliamo con questo audio un po' spettacolare. Vediamo se. Un po' meglio. Il Titan Group mi ha privato dei poteri e ha distrutto la mia famiglia. Caspita. Sembrerebbe andare un poco meglio, o sbaglio? Va bene, ho aumentato la priorità del processo di Twitch. Vediamo se non si impossessa del computer, però va bene, va bene. Il Titan Group mi sembra molto di setta segreta. Ho bisogno dell'aiuto di eroi come te per porre fine al regno della Titan. Ok. Ma vuoi vedere che bastava abbassare gli FPS della telecamera? Lo vorrei anche fare, è un ottimo suggerimento, ma ti ammetto che non lo so fare. Nel senso che non saprei dove andarlo a vedere. Perché io ammetto, ho messo la webcam e gli ho detto vai, lui fa tutto. Perché sono un poco new, come tu ben sai, in questo mondo. Cioè, non è vero. Lo faccio da un po' di tempo, ma ammetto che ultimamente mi sta capitando che si blocca tutto. Potrebbe essere. Vabbè, per ora sta andando, quindi. Ok, perfetto, quindi lascio così, lascio così. Se cerco vendetta, bevi. Io cerco sempre vendetta. Bevo. A me piace tantissimo questo stile molto fumettoso. Adesso sarà il momento della verità, vediamo se si scatta. Anche perché comunque anche a me non è proprio fluido. Proprio fluido, fluido. Problema.
qualche fotogramma. Eh sì. Ma infatti mi continua a dire che sto perdendo pacchetti e io non saprei come cavolo risolverlo. Porca paletta. E questo è il problema, è che io non posso portare tanti bei giochini. Facciamo un'altra cosa. Ecco co come si passa. Come si va completamente a puttane una live quando non funziona niente. Semplicemente perché così funziona, diciamo. Il tuo computer decide che non lo devi fare e quindi allora dici va bene, ok. Siamo piccoli neri e molto molto sfigati, come si suol dire. E quindi dici, ok, va bene, non fa niente. Siamo cattivi. Facciamo così. E vediamo se va meglio. Ah, questo è il tutorial. Salta. Tieni premuto per saltare più in alto. A me il gioco ieri andava benissimo, ma faceva cagare, quindi succede. Ma il gioco faceva cagare, ricordati. Non è che siamo noi che siamo scarsi nello giocare, te lo voglio dire. Forse va un poco meglio. Scendiamo, salta attraverso. Ok, mira e spara. Ah, adesso si spara. Quanto poco, quanto a 2 frame al secondo. No, il gioco ovviamente. Ah, nessuno mi... non mi assumo nessuna responsabilità. Io adesso dirò che il gioco che è bruttissimo ovviamente, se perdo, se riesco anche solo a finire il tutorial, perché c'è il coltello, ma è bellissimo, c'è il coltello, è figo, è fighissimo. Oggetto attivo. Gli oggetti attivi conferiscono poteri speciali. In genere il loro uso consuma cristalli viola. Ok, che fa questo Terry? Lische di peschi ovunque. No, preferisco questo, non lo voglio, le lische di pesche. Le lische di pesche. Ah no, ma mi serve questo perché mi dà... E come faccio ad usarlo? Tasto destro. Dai, però sto gioco è carino. Sì, è carino, dai. Che sfizio, palloncino. Ok, quindi ho guadagnato anche vita. Bene, ottimo. Usa una bomba, perfetto. Io voglio questa pistola d'aria. Ma è bellissima. È stupendo. Uovo. Io non me lo ricordo questo gioco, per quello è il problema. Con quanta precisione. Sono un cecchino io. Non è vero, tutta questa precisione... Ah, ecco! Tutta questa precisione verrà persa con l'andare del tempo, ti avviso.
Queste uova si schiuderanno nel corso dell'avventura e in alcuni casi dando alla luce una nuova mascotte. Ok, ma queste mascotte faccio niente, diciamo. Tutte mie. Cacofonia. No. Forse è meglio questa. Ma dai, puoi solo migliorare. Lo dici tu. Ah, direttamente boss? Così? Me la sono proprio andata a cercare quel proiettile vagante. Mori. Pipistrello carino e coccoloso. Non è carino e coccoloso, aiuto! Come salti male! Aia. Ma mi fai morire male adesso? Moriremo malissimo. Allora, Prevision. Forse ho sbagliato arma. Dovevo prendere quell'auspra effettivamente. Dai, lo sapevo. Ho mezzo cuore qui. Ho mezzo cuore se moriamo malissimo. Dove cadi? Al centro. Dai che sei morto anche tu. Waven, buongiorno anche a te. Mela d'oro. Reliquie della civiltà per potenza e non ho letto. Che fa la mela? Mi dà un superpotere figherrimo? La mela è un superpotere fantasmagorico che però non scopriremo mai cos'è perché non ho letto. È troppo veloce. Però siamo arrivati al livello 2, attenzione, il che mi fa ben sperare. Mi fa ben sperare che possiamo anche non morire malissimo. Dove andiamo? Destra o sinistra? Andiamo a sinistra, va. Cosa ne hai letto perché è troppo veloce? Cosa faceva la mela? Morite male! Non mi serve più adesso sapere cos'è la mela perché siamo morti. Puoi guardarlo premendo start. Waven, sei una fonte di informazioni inesauribile. Allora, oh che carino, mi fai già potenziare qualcosa, hai visto che sono troppo, faccio schifo, vero, in questo gioco e ha detto dai, regaliamogli questo punticino. Stanza nascosta, assicura presenza di almeno una stanza nascosta in ciascuno dei livelli delle segrete. Non serve più, hai visto Dani? Hai visto? Non serviva, non serve. Siamo avanti noi. Ah, il bar. Che carino. Ok. Buongiorno. Anzi, buonasera. Posso scegliere il personaggio? Oh, carino. Wade è un reporter di guerra vincitore di numerosi premi, dotato di varie abilità di combattimento. O altrimenti posso scegliere la signorina Anna, in quanto agente di punta della Spark.
Hanno copiato da Resident Evil. È stata incaricata di condurre una delicata missione. Chiedi... Grazie, Weaven. Balli pure come me. Dani, te l'ho detto, anime gemelle mai incontrate, mai incrociati. Sliding Doors, tipo, esatto, quelle cose là. Quante cose in comune? Inizi ad avere paura, ammettilo, ammettilo. E comunque io voglio Anna, c'ha una vita in più, scusatemi. Cioè, rispetto a sto Wade. Tipo, dato che immagino tu l'abbia preso con il Game Pass, sappi che da dove l'hai scaricato, puoi anche scaricare il DLC. Waven, ma tu queste cose me le dici così? No, cioè... Separate alla nascita, esatto. Due personaggi in più. Allora, iniziamo con Anna. Uno, perché è una bella signorina. Due, perché c'ha una vita in più. Tre, perché Wade mi sta un po' sui maroni. Non mi piace. Ah, che carina, guardate, guarda, guarda, guarda quanto è bella. Prega. Ah, statua distrutta, vabbè. Altro try. Andiamo a morire male. Comunque scaricherò il DLC per avere i due personaggi aggiuntivi. Allora, prima siamo andati a destra, adesso andiamo a sinistra. Così. Buongiorno. Ma così all'improvviso? Ma non ci si comporta così. Muori. Non ci si accovaccia? Te pareva? Prendo danno come un cretino. Allora, buongiorno, salve, tu sei qua. Ok, apriamo un po' queste casse, va? Vuoi sapere a cosa serve la statua? Non lo so neanche io. Sei un troll. Ma sei un troll. Ma questa esplode se la sparo. Sì, non era quello che volevo fare. Va bene. Adoro questi giochi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, come si ammazzano. Questo con le bombe. Io ho scelto un personaggio che non ha le bombe. Però ciao Dani, grazie per essere passato. E mi raccomando, il tuffo di culo. Un tuffo di culo. Così semplice. Perché a noi piacciono. Waven, chiedi anche tu un tuffo personalizzato a Dani, perché così può esprimere... Però c'è bisogno che qualcuno ti riprenda, mentre faccia queste cose, perché, cioè, così... Poi potresti tranquillamente dirlo, l'ho fatto, ma in realtà non è fatto. Ah, ce l'ha il gesto per le bombe, però non c'ho le bombe. Ok, va bene, andiamo avanti. Uno di culo e di pesce elegante. Sì, grazie. Da portare, grazie, Dani. Comunque, grazie ancora di essere passato. Buon bagno, mi raccomando. Riposati e non fare la morte mia. Poi pubblico su Instagram. Perfetto, perfetto. Io voglio quella. Niente, sono nano anche in questo gioco. Ok, non mi ha dato niente. Muori. Questo
gioco aiuta molto a sfogare la propria rabbia, ho notato. Bello, bello. Scendi, grazie. Ottimo, ottimo. Perfetto, sto sbloccando teletrasporti come se non ci fosse un domani. E questo non posso fare niente, quindi andiamo avanti. Quanto siete brutti amici! Sono morto. Viotto Shrar. Cos'è questo Viotto Shrar? Sono basso basso, Waven. Sono alto un metro e una tic-tac. E questa tic-tac può essere variabile, diciamo. Sappi questo, no, scherzo. Sono 1,55 più o meno, 1,56. Quindi sono molto basso. Ecco perché la sedia è alta. È la sedia che è alta e io sono basso. Quindi è un mix, diciamo, di cose. Seguace della morte, ma non posso farlo. Riavvio veloce. Forse riavvio direttamente la partita? Sì, ok. Andiamo di nuovo. Ah, ma cambia il livello ogni volta. Che figo. Qua dovrei pagare, ma non ho soldi, quindi saliamo sopra. Uova, che non fanno mai male, va bene. Nelle botti piccole c'è il succo di frutta buono. È una variante così, improvvisazione. Nelle botti piccole c'è il vino buono. Andate via, 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 via. Brutti, brutti, brutti. Che cos'è questo coso che cammina? Tu sei carino invece, ma ti uccido lo stesso. Raccogliamo i soldini, che fanno sempre comodo. Comunque quel codice di prima era il seed della run. Oh yeah. Puoi inserirlo nella parte iniziale per rigiocare la stessa partita. Stessa mappa, stessi oggetti. Oh, comodo. Vabbè, diciamo che la cosa bella è morire. Scherzo! Oh. Quanto siete brutti, mamma mia. Ok. No, non salta! Ah, si salta. Allora, da lontano, così, da codardo, ti ammazzo. Che due cose contemporaneamente non le so fare. Ok, vediamo tutte queste casse. Cosa c'è? Una mazza. Va bene. Lo sai, è vero che puoi tenere premuto per sparare? Waven, ma tu sei un pro player. Così non rompo il mouse. Ottimo. È vero, l'ho provato. Adesso lo sai che camminerò tutto il tempo sparando, vero? Questa non si rompe, non si rompe. Da lontano, da... Muori. Muori, muori, muori. Lo sai. Vedevo che eri un po' in difficoltà. No, difficoltà no. Il problema è fare quattro cose contemporaneamente che mi manda in crisi. Oh, questo scommetto che sono come i cuori neri di Isaac. Oh, una bomba, perfetto. Nel senso che sono sicuro che consuma prima la parte blu. Oh no, questa mi sa tanto di arena. Lo sapevo. Acchiappe strette amici, acchiappe strette!
E lo sapevo che prendevo danno. Schiusura fallita. Oh. E là sopra non ci arriverò mai. Vabbè, addio. I cuori blu? Io sapevo i cuori neri. Ah, aspetta, aspetta. Ah. Perso e riguadagnato. La cosa positiva comunque è che la maggior parte dei nemici, a differenza di Isaac, non ti fanno danno a contatto. Ma meno male, Weaven. Ma solo quando sferrano un attacco. Cioè, io... sarei fregato, diciamo. Ok. Questa me la ricordo. Questa me la ricordo. Muori, muori. Ma quanto sono brutti questi giorni? Una roccia. Roccia misteriosa. Ma troppo veloce. Mi devi dare il tempo di leggere. Che fa questa roccia? Fa danno? Ah, abbiamo detto che con invio? No. Weaven, mi hai trollato? Vai su Esk. Ok. Roccia, roccia misteriosa in grado di bloccare i proiettili nemici. Caspita. Tutte tattiche, amici, tutte tattiche. Non era fortuna proprio. Fortuna proprio al massimo. Voglio quell'altro. Voglio quella. Ciao. Allora. C'ho la voce un poco così oggi. Ah, ok, non ci sono nemici, ma io non ho bombe. C'è qualche modo per poter ammazzare tutto questo? La roccia con il coltello non mi sembra. Comunque lavoro e ti tengo con me. Ma Weaven, grazie anche solo di essere passato, figurati. Se hai bisogno di consiglio dubbi del gioco, urla. Se mi senti urlare è perché c'era uno jumpscare. Io ho paura degli jumpscare, quindi, Comunque grazie mille, buon lavoro, mi raccomando, lavora sodo. Oh Dea, cosa mi regali oggi? Un copricapo leonino. Incrementa i danni dell'arma per aumentare... non l'ho letto. I danni dell'arma all'aumentare del numero di mascotte. Oh, carino. Però le mascotte devono essere schiuse, scommetto. Ok, ma posso andare ancora più a destra? Non penso. No, ok. Andiamo a destra, vediamo, vediamo. Andiamo dal boss. C'era qualche altra cosa. Voglio andare là in basso. Mica sto sulla mappa. No, non sto sulla mappa. Ok. Bravo gioco che mi fai fare le belle. Niente. Le belle figure. Torniamo indietro. Cuori. Questa era una stanza segreta. Come ci torno? Di là, andando indietro. Andando di qua. Andando di qua. Tornando e scendo giù. Qua c'è un cristallo che ce l'ho appieno. Andiamo di qua. Ah, forse era la stanza
del negozio. Quanto? 3 cristalli per 7 oro. Secondo me non possiamo comprare nulla, quindi non la sblocco. Andiamo direttamente al... Andiamo direttamente qua. E... andiamo al boss. Panza. Scommetto che non è solo questo il... Ah! Il potere del boss. Spawna comunque... Ah, non l'avevo visto questo. Bastardo. Metto nell'angolino. Sparare. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Impazzito. È velocissimo. Ha deciso che vuole sputare il mondo. Ce la possiamo fare. Tutti insieme? Ha preso danno come un cretino. Morto? Tanguhulu, spitino di bacche di biancospino, e non ho letto, quindi lo andiamo a rileggere. Spitino di bacche di biancospino candite, fornisce un contenitore di cuori. Oh, comodo. Quindi mi ha dato un cuore in più. Questo mi ha rigenerato il tutto. Entriamo nel buco nero. Poi io devo capire anche il livello di difficoltà sto, perché ho la sensazione che non sia così. Sono io che sono nabbo e sono stupido, diciamo, però... Che prendo danno come non ci posso domani. Ah, quindi gli oggetti sono... Bloccano anche i nemici, buona sapere. Ok. Morite, morite. Strellini. Ma questa bomba mi serve. Soldino. Il livello di difficoltà adatto al tuo stile di gioco. Mi stai dicendo che devo abbassare il livello di difficoltà? Mi stai dicendo che sono talmente scrauzo? Mi allontano un attimo. Ma tranquillo, Waven. Assolutamente, non c'è problema. Anzi, grazie comunque anche semplicemente di essere qua. Mentre lavori soprattutto. No.
dai, non posso fare quella cosa. No, no, dai, dai. Ricorda la tua promessa. Cioè, quindi ammazzare il... Io starei ore semplicemente a... Ui! La morte è l'unica via di uscita. Mamma mia, incoraggiante. Allora, è troppo poco potente. Ma questa mi sembra che si apriva come se niente fosse, ok. Non so perché questa musica è sempre così. Pancetta? Ah, occhi di bue. Cosa fa? Due alla volta, baby. Raddoppia le uova possedute. Caspita. OP proprio. Ma c'ho un gallo sopra la pistola. Weaven, guarda! C'ho un gallo su un fucile. È bellissimo. È fighissimo. Penso che sia più il computer che altro. Rompo tutto, rompo tutto. Inizia proprio. Bene. Che carino. Che carino, che carino. Ce l'ho una bomba, non c'ho la bomba, ti pareva. Ok, quindi di qua non posso fare più niente. Non c'è nulla sopra, sotto, fatto. E allora no, qua non voglio spendere minimamente soldi. Oh no. Venite, una alla volta, con calma. Facciamo come nemici belli. Cuore. No. Non è possibile. Questa è la mia solita sfiga proprio. Va bene. Una chiave. Le due spade incrociate. Ah, devo romperlo. Ovviamente non con questo, ma con la bomba. Bene. Vi faccio saltare tutti, vi faccio saltare. Intero che non ci serve, ma buono sapersi. Il cristallo me lo ciulo. Là sopra c'è qualcosa, secondo me. Andiamo a scoprire. Niente. Che mi fai salire a fare? Ok. Allora, prima te. Poi tu. E poi tu. Chiusura fallita, non contiene niente, grazie, come al solito, ti voglio bene. Il cuore non mi serve ancora, stranamente. Sto diventando bravo? No. Mai a pensarlo, proprio. Vediamo qua sotto, buongiorno, mi insinuo. Un altro uovo. Ok, teletrasporto che fa sempre. Cuori, come se non ci fosse. Questo sono abbastanza sicuro che sia un passaggio segreto. Ma
non ho le bombe come al solito. Va bene. Questo. Questo è un muro. Non posso fare niente. Quindi scendiamo e andiamo a destra. Oh. Siete brutti, brutti. Proprio. Muori. Tu cosa fai, fiorellino? Ah. Una roccia, perfetto. La roccia è utile. Anche se io volevo. Oh. E non ce la faccio a raggiungerlo. Va bene. Adesso ho capito perché, forse per l'altro personaggio. Cosa fa questo coso? Questo. Io non ho capito che fa questo coso, però va bene. E da lontano. Non pensavo. Dai. Chiusura fallita, grazie. Slot machine, 5 monete. Bambini, non giocate. Last try. Ma allora sei un bastardo. Va bene, andiamo. Oh, c'è una cassa. Niente, vabbè. Andiamo avanti. Quante cose mi sto lasciando dietro. C'ho ancora il fucile, quello di ordinanza proprio. Bene. Dai, un fucile, ti prego. Voglio un fucile. Basta uova, voglio un fucile. Voglio un fucile ultra moderno che spara razzi fighissimi. Ma questo è uno dei Blues Brothers. Bello. Pieno stile di neon proprio. Non c'è niente nelle casse. Non c'è niente qua. Bombe non ne ho. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Non ho bombe. Veramente mi state dicendo che devo andare ora dal... Ma c'è un mezzo cura. Andiamocela a prendere, così almeno vado carico dal boss. Questo non ho capito cosa diavolo è. Va bene. Almeno mi prendo questo mezzo cuore. Ok. E torniamo di là. Ah, ma c'ho il teletrasporto. Sfruttiamolo. È una comodità questo teletrasporto. Andiamo. George, dio delle pillole. Grazie, lo sapevo. Ma quanto salta? Lo sapevo che saltava qua. Dai, vieni al centro, dai. Dottore Blu, raccoglie monete. No, raccoglie monete. Raccoglie monete con una probabilità di rilasciare scudi. Ottimo. Alla morte rilascia scudi casuali. Così. Pan di terra. Radice comestibile. Radice commestibile conosciuta solo dai nani.
Fornisci un contenitore di cuori. Oh, grazie. Ma quindi adesso dovrei andarlo a riempire. Ah, è pieno il contenitore di cuori, ok. Va bene così, entriamo. Mi insinuo. Il tuo livello di fede è indicato in basso a destra. Basso a destra. Non c'ho niente in basso a destra. Ah, io ci sono io sopra i... Forse sarebbe il caso di spostarmi. Vabbè, comunque ci sono in basso a sinistra. Devo fare una cosa, secondo me. Devo fare una cosa. Ok. Vediamo se così va meglio. Vediamo se si frizza. Allora, sopra non ci posso andare. Andiamo a scoprire questa stanza qua. Statemi lontano. State via. Via. Dove vai tu? Dove vai? Mostro marino. Ferisce... Oh, finalmente. Ferisce i nemici al contatto. Oh, una bomba. Meno male. Sblocca. C'ho una chiave. Sì. Bene. Ottimo. Oh, teletrasporto, bene. Che danno da cretino. Che schifo, questo salta. Scimmietta in grado di sparare. No, non ho letto bene. Proiettili ai nemici. Bene. Ogni aiuto è altamente apprezzato. Di qua c'è il boss. No. Andiamo prima all'esplorazione. Vediamo. No, ci vuole la chiave. Porca paletta. Volevo andare dalla signora così carina che mi regala sempre le cose. Dalla dea carina e coccolosa. Oh, via. Scimmietta, tu mi aiuti, vero? Scimmietta, ma come cazzo spari? Cioè, spari una merda. Non che io sia un... Balzano, porca paletta. Chiusura fallita. Va bene. Ok. Soldino. Devo sprecare una bomba? No. Ok, bene.
vediamo qua cosa c'è. Ottimo, allora facciamo, ci proviamo ad aprirne due con un solo colpo. Ci ho provato. E che poi forse mi serviva più la cassa che il cristallo. Andiamo a vedere di qua, va. Poi andiamo ad aprire la dea, vediamo che cosa mi dà, che cosa aiuto. Ma quanto sei carina, grazie. Allora, di qua non c'è niente, quindi andiamo di qua. Oh. Andiamo allo shopper, andiamo, andiamo. Oh. Oh no, ma non me lo posso permettere. 50. Peccato che non stavo qua in mezzo. Vabbè. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Poi torniamo. Una cassa per un soldino. Esagerati. Ok, c'ho due chiavi. Uno andiamo dalla dea. E uno sblocchiamo questo. Bene, bene, bene. Io voglio una pistola però. Dannazione. Ah, andiamo con il teletrasporto, giusto? Andiamo. Andiamo con il teletrasporto qua. E andiamo dalla dea. Oh, signora dea. Cosa mi regala oggi? Un teschio d'oro, no, teschi d'oro, sono più. Vediamo. Teschi, teschi, teschi. Incrementa i tuoi danni da mischia all'aumentare delle monete possedute. Oh, comodo. Bello. 10, quindi mi ha un aumento di 10. Quindi adesso possiamo andare ad affrontare a culo stretto il nemico. Chain, dio delle capto. Ah, subito così. Terzo livello, non si è mai visto, non andremo mai più avanti così, ve lo voglio dire. Devo vedere che cosa ho preso. Allora, uno, voglio andare non posso tornare al bar a potenziarmi. Sono triste. Allora, che cosa era la maschera?
un concentrato di forza estinto, ma difficile da controllare. Riduce la cadenza di tiro, ma incrementa nettamente i danni dell'arma. Oh, riduce la cadenza di tiro, ok. Ma se io non la volessi... Effettivamente fa cagare così. Va bene. Ah, ma sta prendendo danno il l'omino? Oh, mi dispiace, scusami, non volevo. Allora, allora andiamo di qua. Oh, una bomba, finalmente. Oh, una... Siamo OP proprio. Adesso li perdiamo tutti con la prima stanza di nemici. Andiamo di qua, andiamo a vedere cosa c'è. Ma io questa stanza non la voglio fare. E invece la faremo, perché noi siamo bravissimi. Aspetto che vengano loro. No, non è vero. Andiamo ad ingaggiarli noi, perché siamo più cattivi di loro. Ok. Siamo troppo bravi. Devo ancora capire come si salta bene questo gioco. 31 monete. One try. Uno solo. Ma vienimi. Oh. Non ho la chiave. Dannazione. Andiamo a vedere di qua cosa c'è, va. Una chiave. Però c'è la cassa vicino. Ma cos'è quel coso? Dannato verme. Dov'è? Vieni qua, vieni. Spawna di qua, vieni. Ti faccio vedere io. Si va a nascondere, eh. Il re delle scimmie è tornato. No, aspetta, come l'avete chiamato? Wukong? Il re delle scimmie è tornato. Attacca i nemici con il suo bastone leggendario. Bastone leggendario. Ok, ma io adesso là come ci arrivo? Lo sapevo io che ero un'inculatura. Andiamo avanti. Mamma mia, quanto danno ho preso. Ok.
c'ho due bombe. Oh, una key. Salve. Soldino. Dove è il soldino? Qua. Andiamo avanti, andiamo, andiamo. Assolutamente. Quanto sono? Cos'è questo coso? Omino e lancia palla di neve che congela i nemici. Oh figo, bro. Bello. Negozio 52 per 3 cristalli, vai. Adesso abbiamo 50. Affronta le tue paure. Genera un barile di legno. Ah, ma posso... un barile. Aspetta. Mi state dicendo che... Cristalli insufficienti. Ah, ok. Giusto, hai ragione. Qua c'era un uovetto. No, torniamo con il teletrasporto perché io sono scemo. Sono un cretino. Allora, torniamo di qua. Bene. Andiamo dal boss, andiamo direttamente dal boss. Io ci avrei una chiave che volevo usare. Volevo usare questa chiave per entrare qua. Amica mia, oramai ci diamo del tu, dato che mi stai regalando tante belle cosine. Cosa mi dai oggi? Esca per squali. Se non possiedi bombe, puoi usare le uova. Ma è fantasmagorica come cosa. Ma io potevo andare da qualche parte. Una stellina, la stellina non mi ricordo cosa sia, ma chi se ne frega. Andiamo dal boss e facciamogli il culo a stelle strisce. Dio delle armi, Colt. Ah, c'ha un cooldown il mio fucile, non lo sapevo. Bene. E questo farà la differenza. Ah, l'abbiamo sciolto. Siamo diventati bravissimi. Ghiacciolo alla frutta. Un morso e ti sembrerà piena estate. Ragazzi, facciamo subito, subito. Andiamo proprio al boss finale. Siamo diventati potentissimi proprio. Bravissimi proprio. È OP quest'arma, è proprio bellissimo. Un soldo gigante 54, minchia. Prima nemici. Mummia nana, blocca i nemici. Perfetto, grazie mummia nana. Ma questa qua invece di romperlo. Ok. Lo shopper, non ho i cristalli. Ho 3 bombe.
io arrivato a sto punto fare così. Aia. No, sprecarne due così no. Allora, andiamo un momento all'esplorazione. Vediamo, perché sarebbe uno spreco andare così. Vediamo se c'è altro da poter... Baby alieno spara automaticamente ai nemici. Sto avendo una combo di aiutanti fortissima proprio. Vorrei salire però. No. Va bene, andiamo avanti. Tanto non c'era niente. Ma questo setto è proprio micidiale. Girandola di ferro, piccola girandola che non ho capito, che infligge danni da mischia quando tocca un nemico. Alla morte fornisce 3 spiriti furenti. Wow. Ma sei stronzo! Ma porca miseria! Mannaggia, che paura! Allora, qua non c'è più niente. Mi sono un tantinello cagato così. Buongiorno! Mummia Nana 2. Bellissimo che si potenziano i... Alieno X. Bellissimo che si potenziano in un modo incredibile. Oh, abbiamo una chiave. Bene, bene, bene. Abbiamo solo una bomba, nessun uovo, ovviamente. E no, me la conservo. Ma porca miseria. Dai, spara. Fratello di neve. Non ho più cuori. Sto morendo male. Ah, io volevo andare a vedere che cos'era questo. Non ho più bombe. Ma com'è possibile? Ce l'avevo. Dalla dea. Sono triste. Ciao. Cosa mi regali oggi? Cosa mi regali oggi? Il mouse che si scollega all'improvviso. Fornisce una probabilità di ottenere una chiave quando... Elimini un nemico con attacchi da mischia. Ok, ma guardate quanto sono carino, c'ho le corna. Mettere le corna a una signorina non è... Va bene, e niente, io con questa poca vita... andrei dal boss, perché... purtroppo non abbiamo altro. Non ho chiavi, non ho cristalli, non ho niente. Porca miseria. No, adesso sono diventati 3, il dio del fast food.
è critica sociale proprio. Aia, e lo sapevo. Dai che ne è rimasto uno. Mamma mia. Fummia nana 3. La mela. Andiamo a vedere la mela cosa fa. Reliquia della civiltà più antica, potenzia l'arma e incrementa lievemente la velocità di movimento. Oh! Siamo arrivati a tantissimo. Ah, in basso a destra, ecco che dicevo, in basso a destra che cos'era? Era la fedeltà al dio Ade? Possibile? Non mi ricordo. Vabbè, siamo arrivati al boss. Attenzione. Attenzione, livello 5. Ok, io inizierei a recuperare un po' di vita. Quindi il mio scopo è quello ora. Non potenziare. No, porca miseria. Io voglio la vita. Datemi la vita. E invece di... no, ma non posso prendere... Oh, vabbè, almeno c'ho i cristalli, dai. Non posso... Posso prendere danno così, dai. Ma mo appena... Non è giusto. Si teletrasportano sti bastardi. Lo sapevo. Segniamoci questo codice, mi raccomando, perché avevo tanta bella robina, avevo veramente tanta bella robina. In basso a destra c'è la barra dei patti. I patti possono essere due. Quello con Atena, viola, e quello con Ade, rosso. Oh, quindi io più prendo i regali di Atena, essenzialmente più incremento i patti con lei, se ho capito bene. Se ho capito bene, correggimi se sbaglio, Weaven. Perché io in questo momento sto prendendo regali da Atena, quella signora maestosa con la musichina. No, ah no, e chi è quella signora che mi regala tante belle robine? Diciamo c'è una statua mastodontica che, aprendolo con la chiave, mi regala robe. E sono robe molto, ma molto interessanti. Sono morto. Però sono arrivato al quinto livello, per me è una vittoria, eh. La considero altamente una vittoria. Mai arrivato e mai riuscirò a raggiungere altri traguardi così. Allora, ricorda di consegnare le gemme per ricevere le ricompense. Brava barista, brava. Come si faceva? Qua. C'ho 5 gemme, porca miseria. Allora, leggiamo. Allora, se prendi danni o se tocchi quelle cose spinose. Ok, incluse le porte che si aprono con i cristalli viola, che però se colpisci diventano rosse spinose, sviluppi il patto con Ade. Ah, ecco che cos'erano quelle cose. Però quelle cose che spinose all'inizio sono viola, se le colpisco diventano rosse. Se invece non prendi danni, apri le porte.
Marte e Cassio Viola usando i cristalli viola sviluppa il patto con Atena. Quando la barra si riempie si sblocca una stanza segreta raggiungibile con il teletrasporto. Figo! Ottimo! Questa è veramente ottima come cosa. Ok, ho capito. Però c'ho un dubbio. Quelle cose rosse che tu mi hai detto che con le spine, io le ho viste. E ho visto che se le diciamo mi avvicinavo, prendevo danno. E quindi forse era quello lo scopo, diciamo. Però all'inizio sono viola. Quindi il mio dubbio è, se io non le sparo, ma mi avvicino semplicemente, incremento il patto con Atena? No, Atena, scusami, sì, Atena. Esatto, le casse o le porte viola puoi colpirle per toccarle, prendere danno per sviluppare il patto con Ade. Puoi scegliere che patto sviluppare. Ah, ok. E tu hai mai preso il patto con Ade? Hai visto cosa offre quel mattacchione di Ade? Perché mi verrebbe ovviamente da fare il patto non con Ade, però dato che stiamo lavorando per lui, sarebbe un controsenso non fare il patto con lui. Seguace della morte, nel mentre io sblocco un po' di robina, anche perché non penso che stanza del piano, no, vediamo prima cosa mi permette di fare questo. Elimina nemici per rilasciare cuori extra. Questo è buono, ma posso andare avanti senza sbloccare? No. Cos'è questa roba? Obiettivo attuale, Argo. Ah, ma io c'ho degli obiettivi. Non lo sapevo. Wyvern, scusa, mi hai scritto... quando si riempie, ok, se... Ok. Puoi scegliere per il patto sviluppare. Se vuoi prendere il patto con Atena, stai attento a non sparare alle casse viola e alle porte viola, ma aprili usando i cristalli. Ok, perfetto. Entrambi ti danno oggetti tra cui scegliere. Ok, perfetto, buono a sapersi. Sarà curioso, anche perché nella frenesia di saltare i nemici sono sicuro che io li colpirò sempre quelli viola. Quindi io andrò sempre con Ade. però dovrò stare attento, ci farò un po' di caso a questa cosa. Comunque abbiamo scoperto che abbiamo degli obiettivi, io non lo sapevo, penso che siano i vari mostri che dovremo incontrare, questi supervisori. Ma quindi poi abbiamo 5, diciamo, mostri da battere. Ok, perfetto. Ma io non ho potenziato, scusatemi. Allora... non posso andare avanti per potenziare altro, quindi sono obbligato a fare questo. Prova gratuita. Alla prossima partita riceverai gratuitamente i seguenti oggetti. Vabbè, questa, diciamo. Va bene. Mi darà, quindi partirò con il seguace della morte. Figo. Oh, posso sbloccarlo a 4. Distruggi le pietre con i marchi colorati per ottenere dei premi. Ok, immagino con le bombe. Anche questo, stanza del piano, stanza speciale. In questa stanza ogni passo produce note suadenti. Carina, molto carina come cosa. Ok, non posso sbloccare più niente, porca paletta. Va bene. Assicura la presenza, vabbè, questa già l'abbiamo sbloccato. E quindi questa è prova gratuita. Io però sarei curioso di sbloccare. Diciamo che per sviluppare Atena devi stare attento a non sparare a caso. Era quello che ti dicevo. E poi sprecare cristalli. Per sviluppare Ade puoi essere meno attento, ma devi sprecare un po' di vita toccando le cose rosse e spinose.
sprecando vita. Diciamo che sono l'uno il risvolto della medaglia dell'altro, perché effettivamente. Allora, tra 10 minuti devo staccare, però ero curioso di vedere i personaggi aggiuntivi, quindi facciamo una cosa, facciamo così, menu principale, sperando che salvi. Ok, sono curioso, voglio prendere il DLC. No, vabbè, lo facciamo la prossima volta, dai, non fa niente, perché non, se mai mi chiede qualche cosa del Game Pass, password, roba simile. Vabbè, proviamoci, se mi chiede qualcosa io basta che faccio così. Cosa fa? Ci sono? Oh. Twitch, cosa stai combinando? Ci sono ancora in live? Si è frizzato, si è completamente frizzato. Il problema con questo gioco è che non puoi salvare durante una run, quindi se devi uscire ti conviene prima finirla, altrimenti perdi cristalli dorati accumulati. Ok, sei in live ma si vede solo la tua cam e il resto nero. Sì, perché non mi fa cambiare scena. Si è bloccato Twitch, dannato, bastardo. E non mi fa cambiare scena. Vabbè, io volevo prendere il DLC giusto per vedere i nuovi come si chiamano i nuovi personaggi. Significa che lo dovrò fare una prossima volta. Va bene, volevo cambiare scena giusto per nel mentre. Sta completamente a palla il processore. Io non lo so cosa sta combinando. Non lo so proprio, vabbè. Dovrò fare un po' di tuning su... Oh, zitti, eccoci. Me l'ha ridato, buongiorno. Ma salve Twitch Prime. Come va? Tutto bene? Twitch Studio? Oh, adesso tutto schermo. Va bene. E allora proviamoci, dai, voglio vedere questi personaggi, sono curioso, io sono uno spirito curioso di indole. Quindi vediamo. Questo secondo me ha lanciato qualche aggiornamento, mi ci gioco quello che vuoi. Quello che vuoi proprio, va bene. Visualizza dettagli, ma io penso che forse il DLC lo devo acquistare dal gioco. Vabbè, come non detto, lo faccio. No, eccolo. No, non me lo fa fare. Vabbè, come non detto, abortiamo l'idea e basta. Lo faccio io per cacchi miei e poi vi faccio vedere alla prossima. Tanto lo riporto, perché è carino e io l'ho sbloccato dall'app Xbox e mi sta dando un po' di problemi il computer, ci mette tempo a caricare. Secondo me perché ho modificato la priorità del processo di Twitch Studio, pensando che andasse meglio di Streamlabs, ma ho notato che mi dà gli stessi problemi, quindi ritornerò a Streamlabs alla prossima live. Fa niente, pazienza, come non detto.
E niente, va bene, allora io terminerei qua, diciamo. L'ho trovato, Waven, l'ho visto, solo che, ti ripeto, mi dava un po' di... ci metteva un po' di tempo a caricarmelo, quindi non... questo è. Va bene, e io vi saluto, chiudiamo qua la live, che comunque abbiamo fatto un'oretta e mezza, di cui un'oretta essenzialmente di gioco, va benissimo così, sono soddisfatto, io vado al lavoro, vado a guadagnarmi la pagnotta anche io, come si suol dire, e noi ci becchiamo alla prossima, grazie per la compagnia, Waven, alla prossima, e ciao a tutti, see ya!